Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andrò a farvi vedere il casco che ho deciso di acquistare. Infatti ho deciso di cambiare casco, volendo passare da un integrale a un modulare. Quindi fino adesso ho sempre avuto una GV, un K3. Cioè, questo qua è il mio secondo casco, ne avevo già un altro prima, sempre un K3, però come dicevo ho deciso di passare a un modulare e quindi sono passato a un Nolan. Comunque sempre tutti e due i caschi prodotti in Italia, quindi sicuramente la qualità c'è in entrambi, però a mio avviso rispetto al K3 questo è livelli sopra. Iniziamo a dire la caratteristica principale di questo casco, appunto, che è modulare, quindi si può aprire la mentoniera e portarlo a stile jet. Questo casco è comunque omologato sia da jet che da integrale, quindi non corriamo rischi. Allora, per aprire il casco, questo casco, la Nolan ha comunque brevettato la doppia apertura, così che non si possa sbagliare appunto ad aprire accidentalmente il casco. Quindi si deve tirare fuori la levetta sotto. La levetta rossa sotto, questa qua che c'è qua, non so se si vede, comunque, e premere verso giù la levetta sopra, così si va ad aprire. Che dire dell'interno, visto che l'ho provato già due o tre volte, l'interno è molto silenzioso, non è molto rumoroso, almeno a livello, mettendo in paragone con l'altro casco K3. È davvero molto più silenzioso e comunque l'imbottitura è un'ottima imbottitura, comunque di fattura italiana, è un Nolan, quindi come qualità è davvero ottimo. Poi andando a chiuderlo troviamo una presa d'aria qua sopra che addirittura si può regolare in due o tre modi, vedete, tutta aperta e poi fa un paio di scatti prima di chiudersi. Abbiamo la presa d'aria qua sotto sulla mentoniera, anche questa regolabile in due o tre posizioni. Poi andando ad aprire la visiera troviamo il visierino parasole, cosa molto importante quando c'è tanto sole, appunto. Poi si può bloccare il meccanismo, ovvero così non si apre, va a bloccare il meccanismo e non riusciamo ad aprirlo. Andando a sbloccarlo, questa levetta qua lo va a sbloccare. L'ho bloccato. Ok. Poi si può andare a ribloccare e non si riesce a tirar giù, appunto. Andiamo a sbloccarlo e lo tiriamo giù facilmente. Ok. Oltre a questo, la visiera ve la arriva già con la pellicola Pillock, che è la pellicola che evita l'appannamento all'interno del casco e anche all'esterno, comunque evita che la nostra visiera si appanni. Inoltre questa visiera non è una visiera che va su o giù totale, ma ha vari scatti. Vedete qua, potete fare uno, due, vedete, va su gradualmente. Quindi a mio avviso questo casco è un ottimo casco,
Io, come ripeto, l'ho acquistato in un negozio da Wheel Up che aveva vari sconti, l'ho portato a casa davvero a un prezzaccio, 200 euro, che per un casco così è davvero regalato. Quindi ringrazio Wheel Up, anche se non mi sponsorizza. Se mi vuole sponsorizzare io sono qua, magari qualche altro accessorio è ben gradito. Comunque niente, un'altra cosa dimenticavo, questo casco qua vedete è predisposto per attaccare un interfono di produzione Nolan, gli Ncom, e c'è questo sportellino che non riesco ad aprire. Comunque c'è questo sportellino che non sono ancora riuscito ad aprire. Comunque, togliendo questo sportellino, c'è proprio l'incastro dove poter mettere l'interfono. Ci sono comunque i vari modelli compatibili con i vari modelli di caschi. Comunque si può andare ad incastrare dentro alla perfezione appunto questi interfoni, e è davvero un interfono appunto che non dà fastidio al casco, diciamo, che resta nella conformazione originale del casco. Però io comunque ho ovviato questa situazione, nel senso che comunque gli interfoni Ncom ho visto che costavano davvero molto, quindi non volendo mettere una centralina fuori sono riuscito a trovare questo interfono di cui vi parlerò nel prossimo video. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di avervi guardato questo video. Vi ricordo che la settimana prossima molto probabilmente farò una serie, penso già dal lunedì fino al venerdì, sulle offerte che Amazon fa per i motociclisti durante il Black Friday. Quindi se volete guardare anche questa serie, io vi invito ad iscrivervi al canale, vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il casco. Se volete vedere questo interfono che è senza centralina, vi ricordo di comunque continuare a guardare questo canale, perché dopo la serie di Amazon farò un video per questo interfono molto particolare. Comunque niente ragazzi, grazie ancora della visione e alla prossima! Ciao ciao!